oggi è in pieno novenario e stasera c'è la presenza del Vescovo a officiare la Santa Messa. Eccellenza, possiamo dire che questa sera si chiude anche la settimana pastorale, la visita pastorale che ha fatto la settimana scorsa. Ecco, tiriamo un pochettino le somme, possiamo tirare le somme di quello che ha visto, di chi ha sentito e chi ha incontrato. È stato un bel periodo in questa comunità che mi ha consentito anche di conoscere in maniera più approfondita la bellezza di questa comunità che cammina, che va avanti, e questa sera anche di notare questa fede, mamma nostra, una fede radicata in questa novena in preparazione proprio alla festa di mamma nostra, e anche da questa comunità che possa continuare il suo cammino superando le difficoltà che ci possono essere. Ma vedo una comunità fervente, una comunità vivace, una comunità operativa, ma anche una comunità che partecipa anche alle necessità della comunità, che fatta anche di tante donne attive che spendono anche del loro tempo per la comunità. Questo è molto bello, perché questo paese, il paese dello Stellaro, si faccio riferimento anche a Pazzano, a Stilo, anche a Monasterace, hanno bisogno di comunità, hanno bisogno di recuperare questo senso del stare insieme, dell'operare insieme in vista di un cammino comune per una crescita condivisa. Tornando a Bivongi, visto che siamo in pieno novenario, da poco c'è la festa di Maria Santissima Mamma Nostra, che ricorda il terremoto del 1783, un credo a Bivongi che è ancora saldo. Io ho capito che in questa novena la comunità di Bivongi ringrazia il Signore per essere stata accompagnata in tutta la sua storia, non soltanto in occasione del terremoto del 1783, ma anche in tante altre occasioni. È bello riuscire a leggere la propria storia, comprendendo come questa storia è una storia segnata dalla presenza del Signore, soprattutto in quei momenti di maggiore difficoltà. Ecco, una fede che aiuta a leggere un po' la propria storia. Lei diceva nell'omelia che un pagano ha riconosciuto Gesù. Ecco, qua a Bivongi con Mamma Nostra anche chi non crede si accosta a questa Madonna. Sì, questi sono i miracoli sono il Signore, anche attraverso la Vergine Maria riesce a chiamare a sé tante persone che hanno avuto una storia difficile, una storia di lontananza. Ricordiamo che il buon ladrone si è convertito in mondo di morte dopo una vita di criminalità e di reati vari. C'è sempre speranza. È stata bella la sua chiusura quando ha detto: pregate per me ai bivongesi che erano presenti in chiesa, perché mamma nostra è anche mamma mia. Sì, non facciamo un possesso personale. E la mamma poi considera tutti i suoi figli, no? Non fa preferenze tra figli di serie A, figli di serie B, tutti sono suoi figli. Anch'io mi sento tra queste, quindi anch'io mi sento bivongese. Ecco, siamo anche con il sindaco di Bivongi, Vincenzo Valenti, sindaco che orgogliosamente è presente. Diciamo che questa sera c'è la novena di Bivongi e c'è la presenza del Vescovo. Il sindaco ha seguito la presenza del Vescovo in occasione della visita pastorale. Innanzitutto ringraziamo Sua Eccellenza il Vescovo per la presenza nella nostra comunità. E diciamo, si è conclusa la sua visita pastorale, che è stata molto intensa e che aveva due obiettivi fondamentali. Uno, quello di incontrarsi con i fedeli per insaltare la fede cristiana, le fedeli stesse, e un altro per rendersi conto della situazione del territorio, della situazione del territorio, non intendo solo Bivongi, intendo tutta la vallata, e quindi individuare quali sono le esigenze e i bisogni della popolazione della vallata dello Stellaro, specialmente degli anziani. Infatti lui si è recato, è andato a visitare gli anziani, è andato nelle case di quelli che non si potevano spostare, ed è stato un incontro molto proficuo. Noi ci siamo incontrati, abbiamo avuto l'onore di incontrare al comune, in cui e al comune stesso, al municipio, al nostro municipio, e lo stesso gli abbiamo detto le problematiche che ha
questo paese, come ce l'ha la Vallata, come ce l'ha la Calabria, che sono principalmente i problemi degli anziani, i problemi della sanità, i problemi della scuola, e abbiamo anche detto i tipi di interventi che noi abbiamo fatto e che intendiamo fare in futuro.